appena eletto, sono andato a parlare con il presidente Errani, gli ho fatto questa proposta e il presidente Errani ovviamente è stato molto felice, era assolutamente favorevole. Abbiamo costruito una legge adottando un metodo che non era stato utilizzato prima. Ogni volta che si costruisce una legge normalmente si chiamano le persone che si occupano di quel tema, e questa cosa l'abbiamo fatta. Abbiamo parlato con l'associazione, abbiamo parlato con le famiglie, con l'ABI, abbiamo parlato con le scuole, con il provveditorato, abbiamo parlato con le associazioni di categoria. Intanto io ho proposto alla commissione, anziché una riunione alla settimana, di farne due, quindi raddoppiare il numero delle riunioni, perché secondo me era molto importante, sarebbe stato molto importante approvare questa legge in tempi brevi, anche perché il tema delle infiltrazioni mafiose è un tema che riguarda la legalità, è un tema che riguarda l'economia, è una questione che deve riguardare ognuno di noi, indipendentemente dal colore politico, dalle idee politiche. Che io ho pensato di richiamare tutti i soggetti che avevamo consultato precedentemente in un'audizione pubblica per ascoltarli nuovamente alla luce di ciò che avevamo prodotto, perché ciò che avevamo prodotto era un insieme delle varie proposte, varie sollecitazioni e le nostre idee ovviamente, varie sollecitazioni che avevamo ricevuto, in modo da poterla leggere, esaminare, in modo da arrivare all'audizione pubblica con idee chiare, precise su quanto avevamo prodotto e con eventuali proposte di emendamento. Io avevo chiesto a tutti i gruppi consiliari, in considerazione del tema che sono le infiltrazioni mafiose in questo territorio, cioè ciò che le mafie stanno già facendo in questo territorio, sono anni che le mafie operano nel territorio dell'Emilia Romagna, che è un territorio ricco, quindi ideale, diciamo, per ripulire il denaro ottenuto illecitamente attraverso attività criminali. Quasi tutti i gruppi hanno accolto questa proposta, la legge è stata approvata quasi all'unanimità con l'astensione della Lega Nord, che ha scelto di astenersi. Poi questa legge dà una forte possibilità ai sindaci per l'utilizzo dei beni confiscati. Questa legge ha ottenuto un mese e mezzo fa il plauso dall'ONU. In regione, in questa legislatura, noi abbiamo scritto tre leggi per il contrasto alle infiltrazioni mafiose e con un tavolo a tre gambe. Manca la quarta gamba, che è tutto il settore dei servizi, immaginate bar, negozi, ristoranti, alberghi, tutti gli appalti delle pulizie, gli appalti della guardiania. La mafia esiste e può vincere soltanto sulla base del controllo del territorio. E il controllo del territorio, vincere gli appalti al massimo ribasso, queste sono persone che non hanno necessità di guadagno, anzi hanno necessità di ripulire il denaro sporco, hanno immaginato una goccia di inchiostro che cade su un foglio di carta assorbente, quella goccia si allarga sempre di più, se non c'è un argine si allarga sempre di più, perché a quel punto cosa succede? Che la ditta sana, che ha perso 4, 5 gare da gare per gli appalti, quella ditta a un certo punto chiude perché non ha più possibilità economiche. I lavoratori di quell'azienda, di quella ditta, devono andare con il cappello in mano a chiedere il posto alla ditta mafiosa, e quella macchia ce l'ha sempre di più, perché a quel punto si controlla un territorio, si controlla le persone che comunque devono riconoscenza a chi gli ha offerto un posto di lavoro, e questa è la vera infiltrazione. Noi dobbiamo combattere, noi dobbiamo fare in modo che quella carta non sia una carta assorbente, ma diventi una carta impermeabile, quella goccia di inchiostro che cade. In realtà noi difendiamo i diritti delle persone più deboli, ma li difendiamo perché abbiamo un ideale di giustizia e di giustizia sociale, e perché pensiamo che tutelare i diritti dei deboli alla fine significa tutelare i diritti di tutti quanti.